Foglia Gallery. Il conduttore ha postato su Instagram il primo scatto nelle vesti di nonno, mascherina e coppola in testa. Spinge tra i vialetti di un parco di Milano la carrozzina della piccola nata lo scorso dicembre 8 febbraio 2021 di Roberta Mercuri. È da un po' che non vi saluto, sono molto impegnato. La frase è ironica, ma la foto di cui è corredo la prima con cui Gerry Scotti si mostra sui social nei panni di nonno è tenerissima, mascherina e coppola in testa. Il conduttore, 64 anni, spinge la carrozzina con la nipotina Virginia tra i vialetti di un parco di Milano. Gerry, vero nome Virginio, è diventato nonno il 15 dicembre 2020, quando il figlio Edoardo Scotti e la moglie, la giornalista Ginevra Piola, legati dal 2013, hanno dato il benvenuto a una bimba chiamata Virginia proprio in onore dell'anchorman. Mio figlio Edoardo. Durante il lockdown, ha fatto con sua moglie quello che probabilmente hanno fatto molti italiani, ha cercato e voluto un figlio, aveva raccontato Scotti a Verissimo, nella prima metà di ottobre. Ci siamo trovati ai giardini di Milano e lui mi è venuto incontro con uno strano pacchettino che conteneva un ciuccio, ha spiegato allora, raccontando della propria felicità, mi rimbambirò anch'io, come tutti i nonni. Chi lo conosce parla di un Gerry Scotti al settimo cielo per la sua vita da nonno, tanto che anche dallo scatto social si vede un grande sorriso sotto la mascherina. D'altronde il conduttore ha già svelato i suoi sogni. Io, figlio unico, ho fatto un figlio unico. Ora, mi aspetto dei nipoti multipli. Ne vorrei altri due, però deve essere d'accordo anche la moglie di Edoardo. Thank you.